Siamo qui presso il Molo Adina, sta per partire la prima edizione della Ciollas Cup, vedete che gli equipaggi si preparano. L'equipaggio di Diece Lode è un'imbarcazione che proviene da Sciacca, siamo qui col suo armatore skipper Giacomo Venezia. Allora Giacomo, tutto pronto per questa partenza? Sì, siamo pronti, stiamo facendo le ultime regolazioni e siamo pronti per partire. Certo, è un'ottima opportunità per confrontarsi, perché poi quando si va a vela e fare regate è sempre quello che ci dà poi dà la marcia in più. Assessore provinciale Duilio Pecorella, allora, qui per una bella manifestazione di sport, il campionato primaverile Ciollas Cup, una bella manifestazione su questo lungomare di Mazara del Vallo. Sì, sicuramente una bella iniziativa, organizzare una regata su questo bellissimo lungomare, è veramente di fronte a questo bellissimo lungomare, è veramente una cosa importante. Sono convinto sempre più che Mazara deve attenzionare questi tipi di sport e sono qua proprio per dare il mio sostegno. La vera deve essere pure Mazara, deve essere tutta la provincia, perché oggettivamente il nostro territorio, la nostra provincia ha un bellissimo mare, del bel vento e sicuramente questo sport deve crescere sempre più. Siamo con Francesco Tranchida, skipper di Caio Coco, una delle imbarcazioni partecipanti alla prima edizione della Ciollas Cup. Allora Francesco, tutto pronto per la partenza? Finalmente sì, dopo tante tribolazioni, perché come normalmente alla prima uscita gli intoppi sono notevoli, finalmente li abbiamo superati e ora ci accingiamo ad uscire. Le previsioni danno circa 20 nodi di vento da sud e sud-est, scirocco, quindi le condizioni di onda abbastanza alta e insomma è difficile. Quindi che previsioni di regata? È difficile, comunque la giuria, spero, se le condizioni lo consentiranno più tardi quando il vento comincerà a calare, di fare anche due prove oggi, per cui sarà combattuta.